anche questa è fatta. Signori, lo posso dire? Con l'ultima cena corretta abbiamo finito la psicosceneggiatura di René. Boris 4, siamo qui con gli sceneggiatori più celebri d'Italia. Beh, non ce ne sono altri. Non ce ne sono altri. Per esclusione, sì. Cioè, diciamo che non sono, no. Almeno abbiamo controllato il catasto e siamo solo noi, sì, diciamo, sì, gli sceneggiatori. Senti, essere gli eredi di Aggio Scarpelli com'è? Uguale proprio, gli stessi. No, erano due. Facciamo fatica veramente a nominarli proprio, è difficile nominarli. Ma come si scrive questa vita di Gesù? Vai alle basta consultare le sacre scritture. Sì, basta, guarda, la tecnica è questa, vai alle Sole Paoline, ci sono varie edizioni, lì ne scegli una e fatta. Ma lui è ferratissimo, Lui è ferratissimo. E soprattutto, secondo me, la scelta del Gesù cinquantenne è di Stanis, però ci hai messo la tua buona parola. La scelta quella del produttore. Noi ci prendiamo solo la SIAE. Sì, sì, assolutamente. Da un'idea di un altro. Sì. Pepe, se fai 3 su 5... René Ferretti con sta cosa fa il capolavoro. Se no? La merda come sempre. Ci sto. Ho in mano la vita di René Ferretti. Se entra, fa il capolavoro. Se esce, Ferretti apre il bar. Ma tornare invece sul set dopo 10 anni, tutti insieme, è come non essersi mai lasciati, dite la verità. Esattamente come tutti i giorni, diciamo. Esatto, noi presentiamo sempre da oltre 10 anni, per cui. Quindi una noia infinita. Una noia, noi non ci possiamo più vedere. In realtà è come un giorno normale, ma ci hanno messo in mezzo una cinepresa. Ma per così, è mai venuta, visto che appunto vi frequentate, ormai siete diventati affiatissimi, è mai venuta in mente l'idea di scriverlo per davvero un film voi tre? Insieme? Assolutamente no. No. Per carità. Per carità di Dio. Ci stai a dare un'idea. Che ci stai a dare un'idea, ma non lo faremo però comunque, non lo faremo mai. Perché gli spettatori devono assolutamente vedere Boris 4. Devono vedersi le stagioni precedenti e poi godersi Boris 4. Perché fa ride. Sì, è divertente, vale la pena insomma. Vale la pena. Allora, non vediamo l'ora di vedere le vostre avventure. Grazie sempre perché ce l'abbiamo nel cuore. Grazie.